Amici lettori di Vomero Magazine, oggi vi parleremo della nostra amatissima Villa Floridiana. Forse ricorderete che i lavori sono iniziati lo scorso febbraio e sarebbero dovuti terminare il 30 di giugno. A causa dei soliti ritardi, la data di fine dei lavori è slittata dal 30 giugno al 30 ottobre. Oggi è il 14 novembre e come potete ammirare, nulla è cambiato. Per sapere qualche dato in più, faremo qualche domanda agli addetti ai lavori e vediamo cosa ci racconteranno. Da. Io sono operaio, quindi non. No, ma nulla di compromettente, è un'unica domanda. Quali sono le previsioni sulla fine dei lavori? Quindi mi dice l'unica domanda che non ti do rispondere, non so. E Sei se. l'architetto, se non lo so. Se posso parlare. Non lo so, devi dire a lui. Perché è previsto novembre-dicembre abbiamo finito. Purtroppo è un problema più che altro tecnico, che sono usciti vari problemi nelle lavorazioni e quindi stiamo andando Non me la può avanti. dire questa cosa? Perché? Io evito. Io so come funziona. Ma c'è in che senso? Per problemi di lavoro? No, si dice una cosa e poi ne esce una. Vabbè, ma cioè, Esce i altro. problemi quali sono stati in effetti? No, sono problemi dovuti comunque al tipo di lavorazione che comunque è un recupero di una struttura storica, quindi Quindi ovviamente. ci sono usciti vari problemi durante le lavorazioni. Poi comunque andando poi a lavorare escono cose, quindi non è semplice. Non è semplice edificio, sai che tu lo devi iniziare da nuovo e lo costruisci, poi è tutt'altro tipo di cose, Ma anche per altro tipo quel di che riguarda lavorazione. per esempio il muro, lì è stato Il muro è completato. stato completato. Esatto, però c'è chi dice che già ci stanno delle macchie d'umidità. Perché là ci sono altri tipi di problemi, non dovuti dalla lavorazione. Là c'è Certo. una vasca là dietro, chi non sa, ecco. Ripeto, torniamo allo stesso discorso di prima, cioè che dici già c'è la macchia, ma non sa il perché c'è la macchia. Ma appunto, quella, alle volte uno fa delle domande per informare, per C'è una dire. vasca di raccolta acqua proprio alle spalle, Ho capito. quindi che sicuramente sarà a contatto col Col muro muro e quindi di e conseguenza. quindi quell'acqua porta umidità verso. Ho Deve capito. uscire a qualche parte l'umidità e Certo. quindi esce verso la faccia. Possiamo fare una domanda? È per Vomero Magazine, circa la fine dei lavori. Non permettere mai di fare le riprese, che noi lavoriamo qua, quindi possiamo dare un'indicazione sul No, lavoro. Stanno vabbè, noi. ristrutturando tutto e quindi questo ti possiamo dire. I tempi non ve li possiamo dire, Come mai? che non è Perché. competenza nostra, è competenza di chi scrive quelle cose. Voi pensate ce la faranno per dicembre? Ecco, me la vedo io, credo di no. Una cosa per la primavera. Purtroppo gli operai hanno deciso di non fornirci ulteriori informazioni. A questo punto vediamo cosa ne pensano i vomeresi. Ci dici le tue previsioni sulla riapertura della Floridiana? Ma guarda, visto che sta chiusa da più o meno 3 anni o 4, penso che altri 3 o 4 minimo per finire tutto e poi forse ce la ridanno, forse. Siete ottimisti, quindi? Ah sì, questo è proprio il massimo dell'ottimismo. Grazie, ciao. Ciao. Salve, quali sono le sue previsioni circa la riapertura della Floridiana? Veramente, insomma, sembrerebbe che i lavori siano abbastanza a rilento, vadano un po' a rilento. Però non le so fare una previsione temporale. Ce la faranno per dicembre? Penso proprio di no. Va bene, grazie. Grazie a lei, arrivederci. Mi sapresti dire quando finiranno i lavori alla Floridiana? Guarda, non lo so proprio. Mi saprebbe dire quando finiranno i lavori alla Floridiana? C'è la programmazione per le festività natalizie, quello è il programma stabilito. Sicuro? È sicuro, quelle sono le disposizioni date, insomma, all'interno della struttura. Grazie. Buona giornata, arrivederci. A lei. Salve, lei mi saprebbe dire quando finiranno i lavori alla Floridiana? Non ho idea, ma spero prima possibile, perché ho dei ricordi bellissimi di quando ero piccolina, sono cresciuta qui ed è un peccato, è triste vedere la Floridiana in queste condizioni. Io
Io ci porto mio figlio quando posso, perché non abito più qui al Vomero. E niente, mi dispiace, mi piange il cuore. Grazie mille. Prego. Ciao. Da parte degli addetti ai lavori c'è tanto ostruzionismo, nessuno vuole dare dati e informazioni certe. Per quanto riguarda i vomeresi invece c'è tanta confusione, nessuno sa dare una risposta e si spera che il tutto venga risolto quanto prima. Per il momento è tutto, per Vomero Magazine, Mirko Galante.